Bentornati sul canale Italia, oggi con le ultime notizie come Silvia Toffanin, prima dell'inizio di questa nuova stagione di Verissimo si è lasciata andare ad una confessione a cuore aperto. Silvia Toffanin è stata confermata ancora una volta al timone di Verissimo, il programma di successo del pomeriggio di Canale 5 che anche per il corso di questa prossima stagione televisiva andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale. Pronto a contrastare la concorrenza Rai di domenica, che ancora una volta ha sfoderato Mara Venier, da anni ormai regina degli ascolti. Mediaset però ha saputo difendersi bene e per questo motivo la conduttrice, nonostante in un primo momento non fosse proprio favorevole, ha accettato di buon grado di condurre il programma due volte a settimana. Prima della partenza di questa nuova stagione televisiva, però, Silvia Toffanin ha fatto un'amara confessione ai microfoni di TV Sorrisi e Canzoni rivelando che però non sempre la sua vita è stata fatta di momenti alti ma che ha dovuto affrontare situazioni difficili che le si sono rivelate essere molto utili per comprendere determinate sfaccettature del suo percorso. Verissimo, Silvia Toffanin fa un'amara confessione prima del ritorno in TV. Silvia Toffanin, che ha dovuto fare i conti con un boccone amaro prima del ritorno in TV, durante il corso della recente intervista rilasciata ai microfoni di TV Sorrisi e Canzoni, contrariamente a quanto fa di solito in quanto è abituata a far parlare gli altri nei salotti televisivi di Verissimo e poco a raccontare se stessa, si è lasciata andare ad un'inedita confessione rivelando che ha dovuto affrontare dei momenti difficili che l'hanno cambiata per sempre. Ho attraversato momenti difficili, ha esordito la compagna di Pier Silvio Berlusconi durante il corso dell'intervista. E grazie a questi ho capito che la felicità è fatta di piccoli istanti da vivere con pienezza con le persone che amo, ha poi concluso, rivelando che anche i periodi bui all'interno della propria esistenza sono in grado di farci vedere cose e situazioni con occhi diversi e a farci apprezzare ancora di più quello che abbiamo e che a volte si dà un po' per scontato. Silvia Toffanin a Verissimo siamo sicuri che farà sue queste nuove consapevolezze durante il corso delle interviste che da qui a breve andranno in onda. Cosa ne pensi delle notizie di qui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.